A Vallo della Lucania, il convegno pastorale diocesano sul verbo uscire. La Chiesa diocesana si trova in raccolta per ragionare e riflettere insieme al suo vescovo Monsignor Ciro Miniero, accompagnata dall'Alexio del professor Gaetano Castello, preside della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. È un momento veramente importante perché richiama i componenti dei consigli pastorali parrocchiali della diocesi e in delegazione in questi 2 giorni si fermeranno a riflettere su come uscire per poter incontrare le persone alle quali annunziare il Signore e far sentire tutti parte dello stesso corpo, che è il corpo del Signore. Quindi è importante perché ci aiuta a camminare insieme. Oramai già da diversi anni abbiamo celebrato i convegni e negli ultimi anni li stiamo celebrando su tematiche che ci uniscono sempre di più a livello pastorale e tanti frutti li stiamo raccogliendo, il Signore ce li fa toccare con mano quando le persone poi partecipano e quando la gente veramente si ritrova insieme. Ci aiuterà il professore Castello a leggere il fondamento del nostro andare verso i fratelli, che non è dettato solamente da motivi umanitari, e questo già sarebbe tanto, ma da motivi proprio di risposta della nostra fede all'amore di Dio. Un Dio che ci è venuto incontro e un Dio che è uscito da sé, ci è venuto incontro. Per questo anche noi dobbiamo sforzarci non solo di andare verso di Lui, ma di raggiungere ogni cuore che ha bisogno di pace, di attenzione, di aiuto. E questo è il nostro impegno e la nostra riflessione in questi giorni. Un verbo che ha trovato tanta risonanza nei messaggi continui, nelle encicliche di Papa Francesco e che naturalmente ci ha aperto ad una riflessione che parte dalla Bibbia per aprirsi poi all'ambito teologico e non ultimo quello pastorale, cioè che cosa vuol dire per una diocesi disporsi ad uscire. Cosa che richiede cambiamenti di mentalità, cambiamenti di approcci anche, e un'apertura. Ecco, questa è una questione delicata, un'apertura al mondo con tutte le sue difficoltà, le sue differenze, senza travalicare, però andando semplicemente incontro all'uomo con le sue domande, le sue esigenze, intercettare le domande vere dell'uomo d'oggi, senza pretendere che l'uomo venga a porre le domande che io mi aspetto che egli possa fare. Ecco, cambiare un po' la mentalità mettendola sul versante del mondo che esige una evangelizzazione, che chiede delle risposte a domande vere e a noi che dobbiamo rivederci per essere gente che porta solo risposte a domande vere e non invece proposte di adesioni, proposte di entrare in un mondo da noi già precostituito. In modo particolare da quest'anno i delegati delle parrocchie sono membri dei consigli pastorali parrocchiali che nello scorso anno sono stati costituiti nelle singole parrocchie e quindi stanno entrando in azione. In modo che quanto qui viene pensato, viene ascoltato, viene riflettuto, viene verificato e progettato, poi sia portato nelle parrocchie e abbia la sua ricaduta nell'attività pastorale delle comunità, delle singole comunità parrocchiali. Siamo un po' stimolati dall'esempio e dall'insegnamento di Papa Francesco. Insomma, la linea guida è appunto quella del suo documento principale, la Evangelii Gaudium, questa spinta missionaria per tutta la Chiesa. Ci incontriamo qua, come tutti gli anni, delegati delle varie parrocchie, proprio per affrontare insieme questo tema, per poter trovare dei punti in comune da sviscerare insieme, da poter portare poi nelle nostre comunità, per poter lavorare insieme poi su questi punti per il prossimo anno pastorale, un momento anche di crescita, di condivisione che si apre stasera con il convegno e poi continuerà con i gruppi dove discuteremo e poi tireremo le somme di questa esperienza.